Siamo preoccupate. Siamo preoccupate per le nostre vagine. Di quello che pensiamo delle vagine. Ma soprattutto che non pensiamo loro. C'è troppa oscurità e segretezza attorno alle vagine. Sono come il triangolo delle Bermuda, un luogo di non ritorno. Iniziamo con la parola vagina. Nella migliore delle ipotesi suona come un'infezione. Potrebbe essere uno strumento chirurgico. Infermiera, presto! Mi passi la vagina. Puoi pronunciarlo tutte le volte che vuoi, ma non suona mai come vorresti pronunciarlo. È una parola talmente ridicola e niente affatto sexy. Se la usi nel sesso cercando di essere politicamente corretta, rovini tutto all'istante. Tanta gente la chiama micetta. C'è chi la chiama Rosina. Una donna mi ha raccontato che sua mamma le diceva di non mettere le mutande sotto il pigiama perché la Rosina doveva prendere aria. Ma anche la mia! Anche la mia! Anche la mia! Anche la mia! Ma dai! La mia no! Tra i nomi più comuni ci sono fica, passera, fessa, fregna, vulva, sorca, topa, cosina, patata, patatina, farfalla, tana, mortaio, ticchio, patonza, cespuglio, frittella, gattarola, Yolanda, Bernarda, brodosa, meringa, ciabatta, caverna, patacca, tagliola, pertugio e gabbia. C'è chi la chiama vergogna e chi natura, conchiglia, grotta, o solamente quella cosa. Sono seriamente preoccupata per le vagine. Ma che sapore ha la vagina? Terra? Spazzatura bagnata. Dio? Acqua? Un mattino nuovo di zecca. Zenzero dolce. Sudore. Dipende. Muschio? Me. Non ha odore, mi hanno detto. Paloma Picasso. Carne terrosa e muschio. Cannella e chiodi di garofano. Rose. Foresta di muschio. Gelsomino e spezie. Profonda, profondissima foresta. Muschio umido. Sud Pacifico. Una via di mezzo tra i fiori e il pesce. Pesche. I boschi. Frutta matura. Tisana, la fragola e kiwi. Paradiso. Aceto e acqua. Liquore dolce e leggero. Formaggio. Oceano. Sexy. L'inizio. La mia vagina è arrabbiata. Davvero? È incazzata? La mia vagina è furiosa e ha bisogno di parlare. Ha bisogno di parlare di tutta questa merda. Ha bisogno di parlarvi. C'è in giro un esercito di persone che escogitano modi per torturare la mia povera, gentile e amorevole vagina, che passano i giorni a fabbricare psicoprodotti e idee orrende per minare la mia passera. Rompi coglioni della vagina! Rompi coglioni della vagina! Tutta questa merda
che cercano senza sosta di spingerci dentro per pulirci, per imbottirci. La faranno scomparire. Bene, la mia vagina non se ne andrà. No. È incazzata e se ne starà qui. Prendi i tamponi. Che diavolo è sta roba? Un fottuto tampone di cotone asciutto, infilato dentro. Perché non trovano un modo per lubrificare leggermente il tampone? Appena la vagina lo vede, ha uno shock. Dice, lascia perdere. Si chiude. Dovete saperci fare con la vagina. Sì. Prepararla alle cose. È tutta una faccenda di preliminari. Dovete convincere la mia vagina, sedurre la mia vagina, suscitare la fiducia della mia vagina. Non potete riuscirci con un fottuto tampone di cotone asciutto. Smettete di spingere cose dentro di me. Smettete di spingere e smettete di pulire. Giusto. Sì. Sai cosa dico? Che la mia vagina non ha bisogno di essere pulita. No. Sa già di buono. Non come petali di rosa. Non cercate di abbellire la realtà. Non credete loro quando vi dicono che profuma come i petali di rosa. È fatta per odorare come una passera. Ecco cosa stanno facendo. Cercano di pulirla, di farla odorare come uno spray da bagno o un giardino. Tutti quegli spray profumati, fiori, bacche, pioggia, tutta pulita. Come lavare un pesce dopo averlo cucinato. Io voglio sentire il sapore del pesce. È per questo che l'ho ordinato. Così è la donna e così sono io. Tutti i miei umori in collisione e che sanno di pesce. E poi ci sono quegli esami. Chi li ha escogitati? Ci deve essere un modo migliore di fare quegli esami. Perché quello spaventoso abito di carta che ti graffi i capezzoli e quando ti sdrai fruscia e ti fa sentire un pezzo di carta che qualcuno ha gettato via? Perché i guanti di gomma? Perché la pila puntata lì come se la giovane investigatrice Nancy Drew stesse lavorando contro la gravità? Perché le staffe d'acciaio in stile nazi? Le orrende fredde labbra d'anatra che spingono dentro di te? Che cos'è questa faccenda? La mia vagina è arrabbiata per queste visite. Si mette sulla difensiva settimane prima. Si chiude. Non si rilassa. Non vi fa innervosire? Oh, certo. Rilassi la vagina? Ci siamo. Rilassi la vagina? Perché? La mia vagina è intelligente. Sa quello che sta succedendo. Si deve rilassare così tu puoi infilare dentro quelle fredde labbra d'anatra. Esame vaginale? Non mi sembra proprio. Sembra più un'esecuzione vaginale. Perché non trovano uno splendido, delizioso velluto rosso e non me lo avvolgono attorno? Non mi fanno sdraiare su una soffice coperta di cotone? Non si infilano attraenti guanti rosa o azzurri e appoggiano i miei piedi su staffe ricoperte di pelliccia? E perché non riscaldano quelle labbra d'anatra? Lavorano con la mia vagina! No, e invece no, sempre torture, fottuti tamponi di cotone asciutto, fredde labbra d'anatra e biancheria intima di cuoio. Non c'è niente di peggio della biancheria di cuoio. Ma chi l'ha inventata? Si muove tutto il tempo, si incastra, davvero una merdata. La vagina è fatta per stare libera e aperta, non per essere tenuta imprigionata. È per questo motivo che le guaine sono una pessima idea. Abbiamo bisogno di muoverci e aprirci e parlare, parlare! Le vagine hanno bisogno di comodità. Fate qualcosa per dar loro piacere. No, naturalmente non lo fanno. Odiano vedere donne che provano piacere. Soprattutto piacere sessuale. Sì, è vero. E poi quello che intendo io è...
un grazioso paio di mutande di morbido cotone. E con un vibratore incorporato. Questa sì che è una grande idea. Ma le donne verrebbero tutto il giorno. Verrebbero nei supermercati. Verrebbero in metropolitana. Felici vagine orgasmiche. E poi loro non lo sopporterebbero mica. Non tollererebbero di vedere tutte quelle calde vagine felici, energizzate, che non subiscono tutte quelle razza di umiliazioni. Se la mia vagina potesse parlare, parlerebbe di se stessa come faccio io, ma parlerebbe anche di tutte le altre vagine. Sì? E porterebbe diamanti Harry Winston. Nessun vestito scomodo di cuoio, no, porterebbe solo diamanti. La mia vagina ha aiutato a mettere alla luce un bambino enorme. Pensava che avrebbe fatto qualcosa di più, ma non è così. Ora vuole viaggiare, non desidera molta compagnia, vuole leggere, conoscere cose nuove e uscire più spesso, vuole sesso, le piace, sì. Vuole andare più in profondità, è affamata di profondità. Desidera gentilezza, vuole un cambiamento, vuole silenzio, libertà, baci gentili, liquidi caldi e contatto profondo. Vuole cioccolato, fiducia e bellezza. Vuole urlare, non vuole più essere arrabbiata, vuole venire, vuole volere, vuole la mia vagina, beh, vuole tutto. Secondo me non puoi esagerare. Caspita, se hanno esagerato! Cioè, io dico, questi sono argomenti un attimo da accarezzare, non so. Da coccolare. Certo. non si parla così. Il sesso è amore. E l'amore è un sentimento importante, lasciatemelo dire. Ci hanno scritto fior fior di poeti, fior fior di filosofi. Ma sì, ma ci hanno scritto dei romanzi, ci hanno girato un sacco di film. Romeo e Giulietta. Ma per dirne una, cioè, Paolo e Francesca. Lancillotto e Ginevra. E perché no? Socrate e Alcibiade. Achille e Patroclo. E il dolce strinoto. Oh, l'amor cortese. Così si parla d'amore. E in tutta franchezza, lasciatemelo dire, ma chi le ha scritte tutte queste belle cose? Tutti uomini. Vai, Umbe, lasciate fare a noi adesso. Un uomo onesto, un uomo pro, tra la 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 la, tra la la le ro, si innamorò perdutamente di una che non lo amava. La 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 lero, gli disse, portami domani cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise.
dal suo amore ritornò. La 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 la. Non era il cuore, non era il cuore. La 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 la. Un'altra prova del suo cieco amore. Mi disse amore, se mi vuoi bene, la 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 lero. Mi disse amore, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi del quattro bene. E bene il polso lui si tagliò, la 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 lero. Sangue ne scorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Dai la 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 la. Cambiava il suo colore, la vanità, fredda, gioia, un uomo si era ucciso per il suo amore. La 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 la. Ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir con lui. Morir con vento innamorato, quando a lei niente era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. La la la. Anche altre storie, non un po' più tragiche, un po' più grottesche, come quella che vengo adesso a leggervi. Sara mi ridusse alla statura di 6 pollici. Mi portava con sé a far la spesa nella sporta, ma facciava guardare la gente attraverso dei buchi che lei ci aveva fatti. Devo dire una cosa però a suo favore, eh? Mi lasciava sempre bere la mia birra. La bevevo, ma tanta, in un ditale. Un litro mi durava più di un mese. E ai vecchi tempi lo facevo fuori in 45 minuti. Ormai ero rassegnato. Sapevo che se l'avesse voluto, ma avrebbe anche potuto far svanire del tutto. Quindi mi dissi, meglio 6 pollici che niente. Anche un pochino di vita alla fine ti è cara quando sei ormai alla fine della vita. Quindi facevo divertire Sara come potevo. Questo era tutto quello che potevo fare. Pensate, mi confezionava pure vestitucci su misura, scarpine. Poi mi prendeva, mi metteva sopra la radio, accendeva la musica e... Balla, bellino! Balla su, piccolo babbeo, balla! E beh, io che potevo fare?
Non potevo neanche andare più a riscuotere il sussidio di disoccupazione. E così ballavo sopra la radio, mentre lei batteva le mani e rideva. Vi dirò un'altra cosa anche. I ragni, guardate, mi mettevano una paura tremenda. Le mosche erano grandi come aquile gigantesche per me. E se un gatto mi avesse acchiappato, si sarebbe divertito a torturarmi come un topolino. Però ve lo dico, ragazzi, la vita mi era cara lo stesso. Ballavo, cantavo, bevevo più che potevo e resistevo in qualche modo. Per poco che abbia un uomo, si accorge sempre che potrebbe anche aver di meno. Poi sentite anche questa, quando facevo la cacca sul tappeto, così, no, come capita a tutti, no? Mi prendeva e mi sculacciava. Dovevo farla su dei pezzi di carta che Sara lasciava apposta in giro. Io ne laceravo un lembo, mi ci pulivo il culo. Ragazzi, era come cartone, però. Mi vennero le emorroidi. Non riuscivo a dormire la notte per un complesso di inferiorità. Mi sentivo come in trappola. Voi direte paranoie. Non lo so. Fatto sta che comunque mi sentivo bene quando ballavo, cantavo, e poi Sara mi offriva la birra. Ci sarà stato, dico io, un motivo per lasciarmi di quel formato lì. 6 pollici esatti. Ma quale fosse, vi giuro, non lo sapevo mica, mi sfuggiva. Come pure mi sfuggiva quasi tutto. Poi provavo anche ogni tanto a inventare delle canzonette per Sara, così le chiamavo. Canzoni per Sara. Oh, sono un piccolo gnomo da strapazzo, tutto va bene finché non m'arrazzo, che non c'è nulla che mi renda pago tranne solo la cruna d'un ago. Sara rideva, giù di risate batteva le mani. Se vuoi essere ammirato nella Regia Marina, basta che ti metti nei servizi segreti. Una volta alto 6 pollici così, quando lei va a far pipì, tu spi dentro la sorca sgocciolante della regina. E via così, e Sara rideva, batteva le mani. Beh, questo perlomeno andava bene. Bisognava accontentarsi in qualche modo. Ma una sera successe qualcosa. Qualcosa di molto disgustoso. Io ballavo, cantavo. Sara stava distesa, nuda, sul letto, a bere vino, battendo le mani a ridere, continuava a ridere. E io stavo esibendomi in uno dei miei migliori numeri. Ma al solito, e questo succedeva spesso, il ripiano della radio si era riscaldato e mi scottavano i piedi. Cazzo, non resistivo più. E quindi, senti baby, le dissi, qui scotta, mettimi giù, dammi una birra, non il vino, bevilo tu quel vinaccio da 4 soldi, dammi un ditale di quell'ottima birra. Sicuro, dolcezza, mi disse lei, hai fatto davvero un gran bel numero stasera. Se Manny e Lincoln fossero stati bravi come te, sarebbero ancora qui a quest'ora. Loro invece non ballavano, non cantavano, si immalinconivano e basta. E quel che è peggio, non volevano prestarsi al gran finale. Quale gran finale? Chiesi io. Ora, dolcetto, bevi la birra e rilassati. Voglio che te lo godi il gran finale. È evidente che tu hai molto più talento di Manny o Lincoln. Credo proprio che io e te arriveremo al culmine degli opposti. Diavolo, come no? Dissi io scolando la birra. Farei il bis, fra l'altro, dammene un'altra per favore. Però continua un attimo a spiegarmi, dimmi. Che cos'è il culmine degli opposti?
Goditi la tua birra, dolcettino. Lo saprai molto presto. Io pedì, finì la seconda birra. Poi la cosa disgustosa ebbe luogo. Una cosa molto, molto disgustosa. Sara mi agguantò, mi piazzò fra le sue cosce che largò un tantinello. E qui mi trovai di fronte a una foresta enorme di peli. Qui iniziai a capire qualcosa. Irrigidì i muscoli della schiena e del collo avendo capito l'antifona. E boom, venni schiaffato dentro al buio, alla puzza, e iniziai a udire Sara gemere. Poi cominciò a muovermi pian piano avanti e indietro. Come ho detto, la puzza era insopportabile. E poi facevo difficoltà a respirare, però tranquilli, l'aria non è che mancasse del tutto, anzi c'erano spifferi, zappate. Ogni tanto con la testa, con la sommità del cranio, andavo a cozzare contro il grilletto, e allora Sara metteva un gemito più profondo e prolungato. E allora cominciò a muovermi più velocemente, sempre più svelta, la pelle mi scottava, respirare si faceva più difficile, il puzzo era atroce. La sentivo palpitare. Capì che prima compissi l'opera meno avrei tribulato. Ogni volta che venivo stantuffato in avanti e indietro, allora inarcavo la schiena, il collo, e con la testa tentavo di andare a cozzare contro il grilletto di Sara. D'improvviso venni estratto da quell'orrendo cunicolo. Sara mi sollevò all'altezza del suo viso ed esclamò: vieni, diavolo d'un coso, vieni! E giù di nuovo, boh, mi rifuccò di furia nella grotta e mi spingeva avanti e indietro, svelta, svelta! Poi d'un tratto respirai profondamente per gonfiare il petto, radunai tutta la saliva che potessi nella bocca e la sputai tutta più che potessi, e ci provai una e due e tre volte, quattro, cinque, sei volte la sputai. La puzza aumentò di intensità da non potersi manco immaginare. Poi alla fine venni tirato fuori all'aria aperta. Ah, Sara mi sollevò di nuovo sotto la lampada, cominciò a baciarmi sulla testa e sulle spalle. Oh tesoro, mio prezioso uccello, ti amo! E mi baciava con quelle orribili labbra pitturate. Vomitai. Poi, esausta e illanguidita, fra i fumi del vino e del piacere, mi collocò sul petto, fra le mammelle enormi, m'accucciai là ascoltando il battito del suo cuore. Cazzo m'aveva sciolto. Non avevo più quel dannato guinzaglio che soleva mettermi, ma lo stesso, non so perché, mi sentivo un po' oppresso. Uno dei suoi enormi seni mi pesava addosso, reclinando un po' di lato. Mi trovai proprio sopra il suo cuore, il cuore di una strega. Le donne sono sexo sequio, il secondo sesso, che da ogni punto di vista è inferiore al sesso maschile. Perciò bisogna avere riguardi per la debolezza della donna. Ma è oltremodo ridicolo attestare venerazione per la donna. Questo ci abbassa
ai loro stessi occhi. Le donne non sono capaci di un interesse puramente oggettivo per chi che sia. E questo, a mio parere, è perché l'uomo cerca di ottenere in ogni caso un dominio diretto sulle cose, e ciò sia mediante la comprensione e sia mediante la costrizione. La donna invece è dovunque sempre costretta a accontentarsi di un dominio indiretto, cioè mediante l'uomo, l'unico che può dominare direttamente. Perciò è nella natura delle donne considerare tutto solamente come un mezzo per conquistare il maschio. E il loro interesse per qualcos'altro è sempre un interesse simulato, un mero stratagemma. Vale a dire, esso si riduce a civetteria, scimmiottatura. Basta osservare la direzione e la qualità della loro attenzione al concerto, all'opera, al teatro. Per esempio, vedere la disinvoltura infantile con la quale continuano le loro chiacchiere durante le parti più belle dei massimi capolavori. La natura ha destinato le giovinette a quello che in teatro si chiama colpo di scena. Infatti, per pochi anni la natura ha donato loro rigogliosa bellezza, fascino, pienezza di forme, a spese di tutto il resto della loro vita. E ciò affinché durante quegli anni siano capaci di impadronirsi della fantasia di un uomo, in misura tale che egli sia indotto a prendersi onestamente una di loro per tutta la vita, in una forma qualsiasi, Perciò la natura ha provvisto la femmina, appunto come ogni altra sua creatura, delle armi e degli utensili di cui ha bisogno per la sicurezza della sua esistenza. E anche qui la natura ha provveduto con la sua consueta parsimonia, come ad esempio la formica femmina. Dopo l'accoppiamento perde le ali, superflue, anzi pericolose per la prole. Così di solito, dopo due o tre gravidanze, la donna perde la sua bellezza, e probabilmente ciò è la stessa ragione della formica femmina. Arthur Schopenhauer, l'arte di trattare le donne. A volte mi capita di essere al bar a bere qualcosa con gli amici. C'è sempre qualcuno che parla così tanto per parlare e dice, ad esempio, ma come fa quel tipo ad avere sempre delle ragazze?
Io allora me ne sto zitto. Mi piace tenere per me tutto ciò che riguarda le mie attività extralavorative. Non ho bisogno di pubblicità io. Lo so quello che ho. Le donne, diavolo, loro lo sanno meglio di me. Non sono tanto bello, eh. In verità ho una statura media e un peso medio. Non sono mai stato il primo in niente e di certo non a scuola, ma finché va avanti il mio lavoro, che vanno a farsi fottere tutti. Perché... la sapete una cosa? A me non me ne frega un cazzo. Perché io possiedo quello che vorrebbe ogni uomo, e pure ogni donna. Una cosa che non si può comprare con tutta la bellezza, tutta l'intelligenza e tutta la ricchezza del mondo. Sono super dotato. Ho un uccello lungo, grosso e ben modellato. Ma state ridendo. Che cazzo volete? Vaffanculo! I fatti sono fatti! Alle 6 vado in qualche bar di Corso Como e li vedo che arrivano tutti. Gli uomini, coi loro corpi freschi di lampada e di palestra, con indosso costosi vestiti italiani. Tutto per compensare. E poi le donne. Intelligenti. Fresche. Carine. Ne abbordo una e cominciamo subito a parlare del più e del meno. Faccio sulle prime, faccio finta di volerle offrire qualcosa da bere, ma subito risparmi i soldi e le dico... perché diavolo non ce ne andiamo di qui? Due ore dopo... sono in qualche strana camera da letto a soffiare anelli di fumo contro il soffitto. Alle donne piace raccontarmi dei loro ragazzi e dei loro mariti. Che uomini meravigliosi che sono, così carini, così gentili, così disponibili, così noiosi. E gli piace dirmi che meraviglioso cazzo possibile, così grande, così duro, così diverso da qualsiasi cosa abbiano a casa loro. E gli piace pregarmi di dargliene ancora, cosa che a me piace moltissimo. Avete mai visto piangere una donna dalla felicità? Avete mai visto una ragazza pregare per strapparvi i vestiti di dosso? Avete mai visto una donna svenire per l'intensità dell'orgasmo? Io sì. È come quel greco di cui parlavano a scuola, Platone, che ha detto che ogni cosa è modellata su un prototipo ideale e perfetto. Ma la mia vita sessuale è esattamente così. La perfezione platonica. Sì, lo so quello che state pensando, lo so. Questo tipo si è fumato il cervello, è solo, è un maniaco. Non c'è amore nella sua vita. Non venite a parlarmi di amore, ne ho finché voglio. Ogni giorno, per spassarmela, prendo la migliore. E questo è amore. Giusto? Come fareste voi? Come farebbero tu? Siamo onesti. Il sesso è l'interesse fondamentale di tutti. Scopare una gran figa è il massimo che si possa chiedere dalla vita. Ma siamo in troppi e non tutti possono essere accontentati. Non è il caso mio. Ogni tanto... mi spiace per le altre persone, ogni tanto quasi mi sento in colpa. È come se vivessi in un film a colori, mentre tutti voi vivete in bianco e nero. Ma poi penso, per qualcuno i sogni si devono pure avverare. È destino che c'è chi ha tutto e c'è chi ha niente. Beh, mi pare ovvio che io ho tutto. Com'è possibile?
la luminosità brillare quando l'oscurità dell'amore è tale da dare titolo alla poesia. Quale accettazione della vita può esservi quando la morte si affaccia senza sosta? Vi leggerò una poesia di Federico García Lorca, tratto da Sonetti dell'amore oscuro, ed è una raccolta uscita 50 anni dopo la sua morte, e è uscita 50 anni dopo perché per motivi di pudore queste poesie erano troppo forti, e troppo carnali, troppo volgari a tratti. Casida della donna distesa. Vederti nuda è ricordare la terra liscia, sgombra di cavalli, la terra senza un giunco, forma pura, chiusa al futuro. È un confine d'argento. Vederti nuda è capire l'ansia della pioggia che cerca esile vita, o la febbre del mare di immenso volto senza trovare la luce della sua guancia. Il sangue suonerà nelle alcove e verrà con una spada folgorante, ma tu non saprai dove si nascondono il cuore del rospo o la violetta. Il tuo ventre è una lotta di radici, le tue labbra un'alba senza contorno. Sotto le rose tiepide del letto, i morti gemono in attesa del turno. Chiudere. Questa sera vi parlerò di pesca. Sì, vi starete chiedendo, ma cosa c'entra la pesca con il sesso, l'amore, uomini, donne, e chi più ne ha più ne metta? C'entra, fidatevi di me. Dalle mie parti, la principale fonte di sostentamento dei pescatori è la pesca, o per meglio dire caccia, al pesce spada. Sì, proprio caccia, perché loro utilizzano una barca che viene chiamata passerella, che ha una passerella che si sporge per 30 metri dalla prua e un albero che si erge per 24. Impressionante. Il pescatore che sta su, sull'albero, scruta l'orizzonte. E quando avvista un pesce avverte subito i compagni e da su lancia la barca all'inseguimento. Allora giù l'infiocinatore si arma subito e si lancia verso l'ultimo luogo della passerella. E allora la barca va velocissima. Quando raggiunge il pesce, l'infiocinatore lancia la fiocina e così il pesce viene cacciato. Ma questa sera voglio raccontarvi un'altra storia. Una storia vera. Una storia d'amore vero. Un giorno i pescatori, dopo aver arpionato un pesce spada, si accorsero che un altro pesce inseguiva la barca. Quando arrivarono a deporre la preda sul bagnasciuga, l'altro pesce che inseguiva la barca con un salto andò a
raggiungere la sua amata. Il pesce che inseguiva la barca era il maschio, che invece di restare da solo, preferì morire accanto al suo amore. Chi stella storia? La fiocina, accidilo, accidilo, accidilo ora! Ci piglia la femminetta, gitto gitto dal rumore, e piangia di dolori, ai ai ai, 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 ai. E la barca la trascinava, e lo sangue vi curria, e lo maschio lo giangia, ia ia, ia 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 ia. E lo maschio pari a un pazzo tu, ci dicia, betta mia, ci dicia, betta mia, dimmi tu che andai a fare. Ci rispondi a femminetta con un filo, filo e voci. Scappa, scappa, amore mio, casi no, t'accidano. No e no, amore mio, se tu mori voglio morire insieme a te, se tu mori voglio morire insieme a te. Piglia la fiocina, accidilo, accidilo, oh!